Salve, sono Andrea Porcheddu, sono il dramaturg del Teatro Nazionale di Genova. Oggi affrontiamo, anche se velocemente, uno degli spettacoli per me più significativi della nostra stagione. Sto parlando di Se questo è un uomo, la versione scenica del grande romanzo di Primo Levi. Lo sappiamo, il 27 gennaio di ogni anno si celebra la giornata della memoria ed è il giorno in cui si torna a parlare non solo della Shoah, dei crimini commessi da fascisti e nazisti, ma si celebra appunto il bisogno e la necessità della memoria, del ricordare. Cosa significa ricordare? Ridare al cuore la sua centralità, ovvero ritrovare sentimenti, emozioni, condizioni in cui si è vissuto. Ricordare significa anche testimoniare, tramandare, comunicare quello che è stato a chi non c'era, perché il ricordo resti vivo assieme alla lucidità della ragione. Allora forse non basta la giornata della memoria, serve un'azione della memoria ampia, continuativa, un condividere tra tutti, anche grazie al teatro, tra scena e platea, una prospettiva profonda di pensiero. Una radicale azione della memoria, prendendo il testimone da quanti c'erano, dai testimoni appunto, dai sopravvissuti che non hanno dimenticato, come Primo Levi, con la sua voce inconfondibile, la sua scrittura mite e salda. Considerate che questo è stato, dice Levi. Allora, nel 2019, nel centenario della nascita di Primo Levi, il regista e attore Walter Malosti aveva scelto di portare in scena questo romanzo, confrontandosi direttamente con quella scrittura, dando quindi un corpo e una presenza altra, diversa a quella voce inconfondibile. E allora ci troviamo di fronte a un grande momento di teatro, lasciatemelo dire, di un teatro che si fa luogo e tempo per la condivisione della memoria. Nel suo approccio registico, Malosti ha cercato un'opera scabra, potente, chiara, come se quelle parole, dice il regista, apparissero scolpite nella pietra. E sul tessuto sonoro creato da Gruppo Alcaro, nella bella scenografia ideata da Margherita Palli, esplode questo cortocircuito visivo tra la memoria del Lager e le nostre tiepide case, mutando il romanzo in una preziosa opera acustica e visiva. E risultano fondamentali anche in questa composizione il disegno luci di Cesare Accetta, i contributi video di Luca Brinchi e Daniela Spanò. E l'esito è uno spettacolo potente, di grande nitore. Un uomo solo, con il suo cappotto grigio, la sua valigia, si pone al centro della scena e lascia finalmente libero il suo dire, mentre due figure affidate a due danzatori, Antonio Bertusi e Camilla Sandri, sono il contraltare, l'eco, il compimento simbolico della realtà e dell'incubo. Perché vederlo? Perché affrontare Se questo è un uomo a teatro? Naturalmente per non dimenticare, ma anche per dare sostanza viva alla memoria e all'arte teatrale. È un'immersione nel male, nella banalità del male, come diceva qualcuno, che pure risplende in una grande forza, da cui si esce colpiti, interrogati. È un teatro necessario, potremmo dire, no? Proprio perché non solo acquista valore e profondità per il tema trattato, ma perché assume su di sé il compito di parlare a tutti. Ed è una lingua alta e civile, quella che attraversa la scena, la lingua su cui costruire sempre di nuovo un'etica del nostro tempo e del futuro. Venite a vederlo questo spettacolo, condividetelo con i vostri figli, con i vostri genitori, perché da Primo Levi tutti noi possiamo ancora apprendere una grande lezione di umanità. Al Teatro Gustavo Modena, dal 23 al 27 febbraio.